Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Dark Souls 3, The Ringed City. Nel precedente episodio abbiamo ottenuto una missione dall'ancella della principessa, Fëanor, che si trova lì dietro. Ci ha chiesto di porre fine alle sofferenze di un drago che ha passato la sua vita a combattere con l'abisso, ma alla fine ne è stato corrotto. E io, da bravo Boy Scout, sono abbastanza ben disposto a proposito di queste un po' strane richieste. Avevo già ucciso tutto qui. Davvero? Infatti, da dove mi stanno attaccando? Ok. No, mi sto un attimo perdendo. Non dovrebbe esserci nemici, ho già ucciso tutto. Eppure c'è uno di quegli nemici rana. No, rana. Sembra offensivo così. Uno di quei nemici che strisciano per, no, che camminano quatti quatti, che assomigliano leggermente a dei pellegrini in versione wannabe. Però, vediamo un po'. Davvero, magari stanno qui sopra. Anche perché ci attaccano arrivati a una certa. No, no. Ho fatto quella cavolata e mi sono fatto colpire, ma tu sei morto. Sento dei passi che non mi piacciono per niente, infatti. Come li affrontiamo questi? Sono tre. Tre e vicini. Non credo che arrivino così in alto da potergli fare il... Ah, ecco, l'ho trovato. Ho trovato l'infamone. Dicevo, non credo che arrivino così in alto da potergli fare il plug-in attack. Oh, ho detto volgarmente attacco in salto, eh. Vediamo un po', magari ci cascano. No, non ci cascano. Neanche a dire che ci arrivo con la sfera. No. Se ne è accorto, eh. Sotto sotto un pochettino se ne è accorto. Comunque. Scendiamo. Sto cercando di risparmiare tra l'altro le Estus, non so se si è notato, ma intanto muoio. Ok, ha fatto un po' di danni di mezzo. Danni inteso casini, non danni inteso... E tu sei morto. E il problema rimangono quei tre simpaticoni lì sotto. Che per carità, se riesco a grarne uno per volta, tipo così. C'era una zona qua a destra, non l'ho vista. Forse sarebbe stato più intelligente non aggrarli allora. Alla luce di ciò che ho visto. Non si avvicinano più di così. Vai. Dai, dai, dai. Se riesco a farmi inseguire fino a qua. No, no. Momento, ho fatto una mezza cavolata. Mi è fallito l'attacco in salto e si è visto. Si è visto palesemente. Però tutto sommato sono riuscito a recuperare un pezzo di granite e un pochettino di salvezza. Io adesso vorrei andare però qua a destra dove ho visto che c'è un altro percorso perché... La mia speranza è che questo percorso porti a qualcosa di interessante. Ti prego, non mi seguire, non mi seguire. Ok. Non sembra che mi stia seguendo. Morto uno. Il problema è che insistono a aumentarmi la... Morti due. E morti... Ipotizzo tre. Il massimo sarebbe riuscire ad arrivare su quel punteggio lì sopra. Cosa che poi implicitamente significa... Salve. Dicevo che implicitamente significa il poter saltargli e ucciderli in salto. E ti vedo lì sopra.
ti pareva anche il cavaliere. No. Cavaliere in realtà. Sapete qual è il problema col cavaliere? Che se ad esempio io adesso avanzo, no? Lui probabilmente mi vede. Sta a prendere un colpo. No! E sono morto. Stupido me. Allora, siamo tornati dove siamo morti, o per meglio dire, siamo tornati un po' prima dove siamo morti. Perché? Perché volevo vedere innanzitutto cosa c'era lì in mezzo. Quindi, mi pare di aver prima avevo scorto una luce in fondo al tunnel. Metafore level. Ok. Oh, no, ok, ne stanno sorgendo altri. E sono morto. Non in senso letterale, ma sono praticamente morto. Quindi, uno, due. Dai, dai, dai. Ma praticamente sostituiscono quelli già morti? Cioè, nel senso, io se li ammazzo ne arrivano altri? Che non mi sembra giusto, eh. Sembra giusto nemmeno per niente. Allora, facciamo che questo ce lo giochiamo subito. Corsetta tattica. E muori. Bravissimo. Ora che tu sei morto e che magari ci sta un pochettino più di scoperto qua. Vado prima avanti o prima raccolgo quell'oggetto? Beh, puro scrupolo, io raccoglierò prima quell'oggetto. Che è un frutto di muschio, quindi me la potevo pure risparmiare. Allora, siamo tornati nuovamente qui dove siamo morti in maniera molto poco dignitosa qualche minuto fa. Tra l'altro molto è accaduto da allora, ma molto davvero, del tipo un crash inspiegato del gioco e simila. E simila adesso. E qui la maledizione potrebbe essere un grosso problema. Un grosso problema, perché se si accumula così velocemente. E devo comunque colpirli quelli. Bravo. Anche lui si è saltato le scatole. Qui se non mi ricordo c'erano un paio di agguati. Giusto? Tu muori. È andato uno. Il secondo riuscirò mai a ucciderlo, secondo voi? Dai, non mi attaccano proprio le spalle? No. Meno male. Vai. Liscio clamoroso. Ma molto clamoroso. Cavolo. Non c'è niente. Morto. Non ci vedevo niente. Mi stavo un pochettino preoccupando per questa situazione. È un corridoio del cavolo per affrontarlo. Infatti avrei dovuto affrontarlo lì fuori. In tranquillità. Se faccio così tu non scendi? Ecco, bravo. Ora, una volta giù. Tanto è la prima volta che vedo questa zona. Ti pareva che erano finiti? Fa niente. Tanto dovrebbe morire. Esattamente, dovrebbe morire per le cose extra. Arrivati qui, direi di raccogliere questo oggetto. Finalmente, lancia il Cavaliere degli Anelli. E come si dice? Andare un po' avanti? Magari senza esagerare.
Da dove arrivano i fulmini? Sto giro. Sto cercando di capire dove mi attaccano. Qua sotto c'è la palude. E quello è un falò? No, non è un falò, che fa una cavolata. Allora. Preferisco buttare la mia ultima Estus, ma essere bello pronto per cavolate varie che possono succedere. Tipo questa. Perfetto. Escrementi con miccia. Quindi tutto sto casino per escrementi con miccia. Là sopra non credo di poterci salire velocemente. Ah, e questo è il secondo ponteggio. È il secondo ponteggio che avevamo visto. Does not this ring clear and true? Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. Allora, abbiamo già incontrato questo essere. Solo che la cosa che mi preoccupa è più che altro che questi possano aver preso la mia traccia e che poi facciano il giro per raggiungermi. In caso me li vedrei arrivare da qua. Pare di no. Vorrei riparlare col moscone lì, però non ne sono poi così sicuro. Visto che continuo a aver paura che questi mi si incazzino. Ah, si può scendere da qua. Perfetto. Molto meglio. Abbiamo anche appurato che questi qui rispawnano. Se io li dovessi uccidere, dopo un po' rispawnano là qua sotto. Ok. Va bene. Non mi possono raggiungere, vero? Ok, no, da qua non dovrebbero potermi raggiungere. Proseguiamo in questa direzione, sperando che sia sempre quella giusta. E in realtà è giusta solo per evitare quelli. Che cacchio? Cos'è stato? Ah, c'è un altro di quelli. Come dovrei affrontarli? Cioè, mi dovrei buttare probabilmente. Quello sarebbe l'approccio migliore. Però l'approccio migliore non sempre è il migliore. Ho detto una cavolata, me ne rendo conto, volevo dire. L'approccio migliore non sempre è quello più sicuro. Si poteva salire e scendere, quindi? Non è lo stesso punto di prima. No. No, lì si è sceso da lì, questa è un'altra parte. Ora. Dai, muori anche tu. E muori tu. Bravissimo. Anima di campione. Bene, io adesso direi che o me la rischio per prendere quel drop, che è un pezzo di tenete tra l'altro. Io questa cosa non voglio esplorarla adesso, mi fa leggermente paura. Anche perché il falò è parecchio lontano, quindi spero di trovare un falò più avanti e poi magari tornare indietro. Mi sembra una cosa più sensata rispetto a così andare così a ruota continua, dovendo ogni volta che muoio rifarmi quel percorso. Molto insidioso. È vero, posso ancora parlare con te? One poor girl slew her own kin, but even so was embraced, enveloped by the abyss. T'was a comfort that neither moon nor sunless sky afforded her before. Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. One met the world does not fear not the, and let the feast. One No, sono met the, and let. da degli sprazzi di racconto, però ne dà tipo un paio a botte e poi lascia perdere, cioè nel senso non insiste più di tanto. Lucertola di cristallo che ormai è persa. Qui c'è qualcosa, perché di solito non mi mettono sprazzi di cose. Ok, da qui si può continuare lungo un percorso che sale. E lì c'è un cavaliere. Lì c'è un cavaliere dell'anello. Qui siamo presso a poco. Ah, è il pontile di prima. È il ponte di prima.
Quello che ho detto, chissà come ci si arriva. Ecco, ci si arriva da qua. Vai. No, ce n'è un altro. Questa cosa potrebbe non essere proprio bellissima. Già, potrebbe non essere per niente bellissima. Boroni. Continuiamo per di qua. E continuiamo per di qua. Ma che sto facendo una cavolata, ma di là mi sembra troppo pericoloso adesso. Spero non farò, spero non farò, spero non farò. Falò non c'è. Sono anche invaso. No, no, dai. Tutto qua. Spirito oscuro, Ledo, Cavaliere d'Argento. Senza offesa, Ledo, ma vado un pochettino di fretta. E sono morto. Di fretta. Cavolo. Allora, qui. No, qui, per meglio dire, lì sopra sono morto, ma adesso sono tornato qui senza aver perso vita, quindi mi sono detto perché non. Vai, ne aggro uno soltanto. Al posto di fargli aggrare, al posto di aggrarli entrambi. Bravo. Perfetto, morto. Basta anche. Ok. Fai. Che fai? Giochi con me? Ok, magari sei più bravo tu a giocare. Sei più bravo tu a giocare. Allora, siamo ritornati qua sopra dove, vabbè, tecnicamente siamo morti lì sopra, però tornando sono morto di nuovo anche qua sotto. Questo incidentalmente ha significato la perdita delle mie anime, ma non è un grosso problema. Si fanno abbastanza facile queste anime. La mia idea di fondo era, perché non ammazzare sti cosi nel mentre? Che non si sta rivelando poi così funzionale la mia idea. Dai, che riesco a colpirlo. No. Non si sta rivelando così funzionale. Quindi si fugge di nuovo. Dai. Sono stato di nuovo invaso. Che cacchio. Gli simpaticoni del cavolo. No. Sta combo è letale, quasi. O quantomeno è letale per qualcuno che ha così poca vita come me. No. Cacchio. E muori. Perfetto. Pezzo di tanite, tutto bello. Il problema è che c'è ancora quello spettro scuro che mi sta attaccando. Io tra l'altro non posso neanche tornare sopra per rifare il giro. Quindi mi sono leggermente fregato. Dovrei ributtarmi giù per rifare il tutto. E non sono sicuro se questa palude più o meno attutisce il danno da caduta. Quindi proseguiamo in avanti. Sperando di trovare sto cacchio di falò, perché mi servirebbe proprio un falò, eh. Che ai miei tempi falò. Dai, bravissimo. Non so se si è capito, ma l'ho attaccato lì apposta. Sperando che non potesse schivare lateralmente. Stesso discorso qua. Non mi sta inseguendo. Tra l'altro qui c'era una. C'è tutto il se. Non mi sta inseguendo un corno. No, dai, sta cosa non è possibile. No. No, no. Bravissimo. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Per favore, cammina sul. Bravo! Ledo, ciao ciao! Martello pesante di Ledo. Tanto ho chiesto Ledo. Mi sorge il dubbio che mi puoi. È un NPC ovviamente perché mi ha invaso addirittura mentre stavo in
in non forma di brace, figuratevi, martello pesante. Martello pesante di Ledo, il cavaliere d'argento. L'alma di Ledo è di gran lunga la più pesante tra quelle utilizzate dai cavalieri di Anor Londo. Ledo era un personaggio stravagante, un amante dei viaggi in terre sconosciute che divenne amico stretto dei giganti e perfino dea della roccia. Tento lui. Cioè, chi sono io per andare a giudicare l'amicizia altrui, no? Quindi, vediamo un po'. Che cacchio è che cammina? Un altro di quei cosi? Pezzo di Danite? Un altro di quegli evocatori? Qui ci possiamo buttare. Penso sia più per darci una panoramica e permetterci di far mente locale su come si è fatto il luogo. Però io preferirei trovare un falò. Che è più o meno la mia priorità in questo momento. No, è proprio un invito quello. Di prima, buttati. No, però io voglio un falò. A meno che il falò non fosse prima. Cioè, salendo dove ho sconfitto. Dove avrei dovuto sconfiggere i due cavalieri. Sì, ma io qua mi sfracello. Non c'è un percorso che tu dici mi butto. Eppure ci deve essere perché. In qualche modo qua devi pur fare per scendere. Non c'è neanche il classico messaggio che abbiamo trovato dappertutto qui che ci dice buttati che è morbido. Vabbè, qua probabilmente ci muoio, ma. E infatti. Allora, tentiamo nuovamente di affrontare. Cioè, tentiamo. La volta precedente li ho uccisi. Con questi due cavalieri. Ok. Tanto mi sono messo in forma di brace per fare un po' una migliore performance. Yacce, yacce, bravissimo, esponiti, bravo. Vedete, così mi piacciono i cavalieri che si espongono. Magari devo stare anche un po' più furbo io. Non fare ste cavolate. Dai. Yacce. Sì, ti preoccupa. Morto. Tranquillo, senza troppi problemi. Quindi finalmente posso scoprire cosa c'è di qua, che credo sia il vero percorso dove andare. Quella lì con Ledo penso fosse più un giretto extra per dire, vabbè, otteniamo quell'arma unica che ci dà Ledo stesso. Quindi qui. Da qui siamo saliti e va bene. Io mi vorrei far fregare troppo facilmente. Va bene farsi fregare fino a un certo punto. Ecco. Tanto per inciso io questo lo classifico ancora come troppo facilmente perché ho fatto una morte veramente. Un no, una morte. Mi sono fatto colpire in una maniera indegna. Allora, qua, qua, qua. Va bene, qua ho sconfitto i nemici. E si prosegue nell'altra direzione. Non so quanto verrà lungo il video perché tra i vari. È bello lungo già. Spero che non sia una cosa troppo esagerata. Qui sotto, perfetto, tutto torna. Oh, c'è l'AR. Cosa che un po' mi inquieta, però vabbè. Perché riesce sempre ad arrivare prima di noi. E niente. E io parlerei quasi quasi con l'AR e poi ce ne andiamo. Certo, preferivo avere un bel falò, però, in assenza di quest'ultimo. No, è una stanza chiusa. Anello d'oro del serpente più 3. Ok, vabbè, parliamo con l'AR veramente e concludiamo l'episodio. Oh, and here we are again. How goes things? I'm rather running in circles, I'm afraid. I can't find the purging monument. And I've searched high and low,
What if it was never here in the first place? Oh, bloody hell. What do I know? Sorry. I know it doesn't concern you. Seeing you all good and well, I just sort of spilled my guts to you. Just forget it all. Like a good hollow would. Yeah. Sorry. Seeing you, just forget it. Yeah. Sorry. Just... Ok, quindi penso che saremo noi a dovergli dare le indicazioni per arrivare dove deve arrivare. Bene, ragazzi, per questo vi è tutto, spero che vi sia piaciuto, come al solito un commento, piace, condivisione è sempre gratita, e nel prossimo spero di riuscire a raccapezzarmi su come devo andare, su dove devo andare, anche perché, anche se penso che purtroppo devo farmi la palude. Comunque, ciao ciao!